Ciao a tutti ragazzi, stavo tarando la mia troncatrice della Heinel e sto utilizzando il goniometro digitale della Tac Life. L'ho comprato su Amazon, vi lascerò il link in descrizione per acquistarlo, è costato pochissimo, così potrete comprarlo anche voi, vi faccio vedere come funziona. Facciamo questa sorta di unboxing minuscolo, taglio la carta, il cellophane che lo avvolge all'interno. C'è il nostro goniometro. E questo è il goniometro, abbastanza piccolo e compatto. Vi faccio vedere subito il suo funzionamento. Nella parte posteriore c'è l'alloggiamento per le batterie. Ci vanno tre batterie CR2032. Si richiude facendolo ruotare in senso orario, quindi come se lo volessimo avvitare. Ed è già acceso. Vi faccio vedere anche il funzionamento sul campo. C'è una pellicola protettiva che rimuovo immediatamente perché non mi piace. Adesso è molto più bello. Vi faccio vedere come funziona. Al momento se la ruotiamo a casaccio va su errore perché non ha il riferimento. Il riferimento di cui ha bisogno è quello di essere poggiato su un piano di lavoro, premesso che ha anche dei magneti, quindi possiamo appunto ora far vedere attaccarlo alla lama. Una volta messo sul piano di lavoro, lo strumento va calibrato perché il piano potrebbe non essere a livello, quindi come nel mio caso. Quindi in questo caso si calibra e andrà a zero. E portandolo sulla lama ci dirà quanti gradi ci sono. In questo caso sono 44 gradi, 2. Come potete vedere, faccio luce. 44 gradi, 2. Quindi dobbiamo regolare la taratura di questa lama perché non è a 45 gradi, c'è un grado in meno. Messa invece così dovrebbe darci 90 e effettivamente è 90 gradi. Dopo la regolazione finalmente sono riuscito ad impostarla a 45 gradi. Questo è il suo funzionamento, quindi collegarlo magneticamente alle lame che vanno misurate, che hanno bisogno di sapere i gradi. Come vedete ci dà di nuovo 45, messo qua ci dà 0 e messo così, se riesco, è un po' difficile fare queste cose in questi spazi così stretti, da 90 gradi, 89 e 8, 89 e 90 gradi. Quindi è regolata perfettamente. Ragazzi, questo è il piccolo goniometro quindi della Tac Life modello MDP02. È costato 20 euro, 20 euro e qualche centesimo, e spedizione inclusa. Quindi vi lascerò il link in descrizione per comprarlo. È comodissimo perché non è solamente se dovete costruire qualcosa in metallo, anche se i magneti ci agevolano tantissimo in quell'occasione, ma anche per il legno, per qualunque altra parte dobbiamo mettere comunque con dei gradi ben precisi, che siano 45, che siano 90, quello che abbiamo bisogno. Lo impostiamo tarandolo sullo zero e poi andiamo regolando quello che dobbiamo montare a 90 gradi esatti. Quindi per il costo che ha 20 euro ci agevola tantissimo. Se non avessi avuto questo di qua, non avrei potuto regolare l'inclinazione della lama della mia troncatrice della Enel. Quindi vi consiglio di non farvelo scappare. Ciao da Riccardo, ci vediamo alle prossime recensioni. Mi raccomando di iscrivervi al mio canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto e attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Ciao, alla prossima recensione.